Allora, buongiorno, un saluto ai colleghi che si sono prenotati sulla piattaforma. Vedo che siamo un centinaio di persone. Io mi presento, sono Natale Raineri, sono un collega architetto della provincia di Genova. E la giornata di oggi, come sapete, verte intorno al discorso sulle finestre minimali, un argomento, in questo caso qui parlo da architetto. Molto interessante, fondamentale per un modo di progettare, di vivere contemporaneo. E su questo argomento, diciamo, la giornata di oggi è divisa sostanzialmente in due parti. Questo lo dico per i colleghi che sono collegati. Ci sarà una prima parte suddivisa di nuovo a sua volta con tre interventi con i colleghi relatori che vedete già collegati con noi, Federico Monga, Marcello Penati e Alessandro Costanzo, che si susseguiranno in una presentazione ciascuno. Tra la seconda presentazione e la terza partirà anche un sondaggio a cui vi chiedo cortesemente di partecipare. Avete, diciamo, la possibilità nella barra destra di colloquiare con noi, eventualmente se volete porre delle domande. Comunque, alla fine del webinar vedremo di rispondere ai vostri quesiti. Successivamente ci sarà il mio intervento che sostanzialmente verte, diciamo, un po' una scusa per condividere con voi un tipo di progettazione che comunque appunto ha basato molto il suo risultato finale sull'uso appunto di finestre minimali. Visto che dobbiamo tenere tutto dentro le 2 ore, una sola, come dire, raccomandazione. Dal punto di vista dei crediti formativi, sappiate che se come dire, il programma riconosce la soglia d'attenzione, quindi se contemporaneamente al webinar seguite altre cose, il programma se ne accorge, scala la cosa e non vi vengono riconosciuti i crediti formativi, perché non c'è una percentuale, cioè o si seguono o si seguono. E poi c'è un altro discorso invece sulla piattaforma stessa, cercate di tenervi più liberi possibili da altri programmi in sottofondo perché più di tanto effettivamente abbiamo riconosciuto che, come dire, non regge, vi potrebbe creare dei problemi. Dal punto di vista, come dire, formale, mi sembra che non devo dire altro, accelero appunto per cercare di stare nei tempi e di poi dare spazio invece, penso alle vostre domande con i colleghi che adesso inizieranno a parlare e che vi potranno dare tutte le informazioni che volete sull'argomento e quindi comincia con la sua relazione Federico Monga che ci parlerà di più performance con meno materiale. Quindi io do la parola a Federico Monga e vedo di ritirarmi così vi lascio più libertà anche dal punto di vista del carico della piattaforma. Buongiorno. A dopo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco qua, più performance con meno materiale. Questo è il motto del nostro gruppo e di tutte le società che vi fanno parte. Come ha già anticipato l'architetto, nostro amico moderatore nella giornata di oggi, la nostra presentazione si articola in quattro parti, in effetti. L'architetto avrà il piacere di tenere la parte più importante, che è la seconda ora della giornata di oggi, mentre nella prima ora ce la dividiamo in tre parti più o meno equivalenti, in maniera tale da non farvi annoiare troppo, ma anche cercare di trasmettervi alcuni messaggi che secondo noi sono importanti. Vabbè, riteniamo doveroso innanzitutto parlare di che cos'è il gruppo Liebeau e la sua missione. La società italiana che io dirigo, che si chiama Liebeau Italia, è stata costituita a febbraio del 2016, è integralmente del gruppo Liebeau e il gruppo Liebeau è un insieme di aziende che tra poco vedremo, specializzato unicamente nella produzione a livello industriale di serramenti, porte piuttosto che facciate continue. Tutte le società del gruppo fanno parte e sono di proprietà della famiglia Liebeau, che ormai gestisce il gruppo dalla decima generazione. Il gruppo è molto cresciuto negli anni. Oggi come oggi è il terzo gruppo a livello europeo di serramenti in generale e il primo in particolare di quelli in alluminio. Il fatturato è importante perché parliamo complessivamente di 630 milioni di euro di fatturato, di cui 580 solo di finestre, e di questi la parte del Leone, la Falke Line, con 350 milioni di euro.
stiamo parlando a livello consolidato del gruppo. È interessante anche sapere che nella nostra filosofia non c'è la vendita diretta al cliente finale, noi vendiamo esclusivamente a dei rivenditori o dagli altri serramentisti che non, per motivi di ragione, per diversi motivi, non desiderano produrre la finestra finita, ma trovano conveniente appunto comperarla già fatta. Federico, sì? Ti volevo solo dire che è venuto c'è lo schermo nero, probabilmente se non è partita la presentazione. Questo è un problema, vediamo di rifare. Sono intervenuto così almeno anche gli architetti possono... Me ne sono assolutamente accorto. Così almeno gli architetti possono vedere anche loro. Perfetto, adesso si vede. Perfetto, benissimo. Puoi visualizzarla. Benissimo. Scusate, mi era completamente... No, e io mi inserisco anche io come voce, non avevo capito che era partita la presentazione. Abbiate pazienza. No, tranquillo. Adesso, ci mancherebbe. Benissimo. Ok. Adesso vedete la presentazione proiettata? Sì, perfetto. Benissimo, scusatemi, non mi ero reso conto perché appunto con questa piattaforma di cui io non sono familiare non mi ero reso conto. Bene, questo è l'andamento di fatto del nostro fatturato e dei dipendenti negli ultimi anni. Come vi dicevo prima, il gruppo è sicuramente un gruppo di successo grazie ai propri prodotti. E prima parlavamo di un'organizzazione solamente francese fino a qualche anno fa che produceva facciate piuttosto che finestre a livello industriale rivolgendosi a una clientela professionale piuttosto che alla distribuzione. E poi qua sotto vedete una serie di marchietti. Ogni marchietto di fatto rappresenta una gamma di prodotti, una diversa dall'altra, che vengono prodotte in fabbriche una diversa dall'altra. Questo perché già da tanto tempo ci siamo resi conto come sia molto importante avere dei prodotti specifici per ogni segmento di mercato e ogni azienda che sia assolutamente concentrata su quello che fa. I numeri, l'avete visto prima, crescevano molto rapidamente negli anni, per cui a un certo momento il gruppo ha deciso di guardare verso il mercato europeo acquisendo prima nel 2007 una società, un piccolo produttore spagnolo di serramenti in alluminio e convertendone la produzione in K-Line. Poi nel 2014 è stata acquistata una società polacca produttrice di serramenti in PVC, la Vetrex, e nel 2016 è stata aperta la filiale italiana, come menzionavo prima, e anche contestualmente la società commerciale tedesca. La filosofia, anche qua, in questo caso non cambia, finestra industriale per una clientela professionale. E questo è come appare oggi il gruppo, quindi distribuito in Europa con delle forti concentrazioni, naturalmente in Francia dove è nato il gruppo. Adesso investiamo qualche minuto passando molto rapidamente alcune slide per prendere consapevolezza di quelle che sono le 12 fabbriche che di fatto fanno capo al gruppo Liebeau. La prima che è K-Line, circa 27.000 metri quadri, la seconda più o meno la stessa taglia, la terza un terzo di dimensioni ma che fa soltanto porte d'ingresso, le prime due facevano finestre e scorrevoli, la quarta fabbrica nata 2 anni fa a Lione, nella quale si producono finestre e scorrevoli, anche queste solo in alluminio, ancora una volta a marchio K-Line. La fabbrica Westerlue che produce soltanto facciate continue, la fabbrica Meo che produce per il mercato francese finestre in legno alluminio, la fabbrica, due fabbriche in realtà, Saibe che producono serramenti in alluminio e PVC per la grande distribuzione, due fabbriche Bipa che producono serramenti in PVC per il mercato francese, questa è la piccola fabbrica spagnola sempre di serramenti in alluminio, dove è stato personalizzato per il mercato spagnolo il prodotto in alluminio K-Line, e questa è l'ultima nata
Vetrex, nata come gruppo, in realtà acquisita nel 2014, ma l'azienda di per sé esisteva già dal 97. Questa azienda, su cui adesso mi concentrerò nell'ultima parte del mio intervento, produce sia finestre in PVC che porte d'ingresso in due stabilimenti separati. Quindi, facendo il conto, si vede che sono 12 stabilimenti produttivi. Adesso parliamo un po' di cose più interessanti per gli architetti, senz'altro, oltre che per gli ingegneri, quindi di prodotti. E andiamo a vedere quelle che sono le soluzioni minimali in PVC e le porte ibride. Adesso parte un video che di un minutino, senza sonoro, che vi permette di avere una visione generale su quello che è il nostro prodotto Lumap. Lumap è una finestra in PVC, quindi frutto di un'estrusione di PVC, che è stata inventata completamente dal nostro gruppo. Tra l'altro anch'io ho avuto il piacere di partecipare al gruppo di lavoro, che ha portato come risultato ad avere una finestra con geometrie molto squadrate, quindi assolutamente moderne, in grado di alloggiare un vetro camera triplo, come avete visto ora nell'immagine, arricchito da ferramenta scomparsa, questo per valorizzare ulteriormente il contenuto estetico, dove si è insistito tanto sulle geometrie sottili, e di qua il minimale PVC. Grande personalizzazione anche per la ferramenta, come le maniglie, e vedete che le geometrie nel mondo del PVC possono assolutamente essere definite minimali. E quindi cerchiamo di capire meglio di che cosa stiamo parlando. Un PVC minimale è qualcosa di cui magari non tutti sono familiari, ma iniziamo da in ordine. Le finestre Lumap sono state inventate dal gruppo Liebu e quindi sono di proprietà del gruppo Liebu. Cosa significa? Significa che non possono essere reperite dal mercato perché non sono dei prodotti standard, sono dei prodotti che abbiamo concepito noi, che sono in produzione in Vetrex. Sono uniche, sono esclusive, perché appunto le facciamo solo noi. Sono di design, la parte di design ha un contenuto molto importante, è stato uno degli elementi più importanti che abbiamo curato nella progettazione di questa finestra. Sono versatili perché possono ospitare sia vetro doppio che vetro triplo, più tardi vedremo un paio di sezioni in tal senso. Io amo dire che sono così versatili da poter essere utilizzate dalla Sicilia alla Scandinavia, perché per esempio parlando di prestazioni termiche, con un vetro doppio ho già un valore di termotrasmittanza di 1,3, quindi completamente adeguato anche in Italia in una zona climatica E, o se voglio andare nel nord Europa piuttosto che sulle nostre Alpi posso inserire un vetro camera triplo e scendere ben al di sotto di 1,0. Sono certificate fino a 2,50 m d'altezza e non è per niente trascurabile questo aspetto. Nel mondo del PVC riuscire a fare finestre alte certificate fino a 2,5 m non è cosa facile. Le geometrie sono state disegnate in maniera tale che valorizzino la luce ed ecco qua ancora una volta il concetto di più prestazioni con meno materiale e quello che si vuole valorizzare appunto la luce di passaggio. La luce di passaggio è appunto molto rinforzata da questo punto di vista perché il nodo laterale conta solo 106 mm e quello centrale 108, quindi vediamo che comunque c'è anche una certa simmetria tra il nodo laterale e il nodo centrale. Di conseguenza, adesso vedo di mettere il puntatore laser che così è come se fosse una presentazione reale, ecco una sezione da 108 mm nel mondo del PVC, credetemi, è veramente molto poco. Tra poco vi faccio vedere infatti come noi lo compariamo il nodo laterale da 106 che vi dicevo con un altro prodotto normale, parliamo di 124 di nodo laterale, di nodo centrale abbiamo 176. Quindi se noi andiamo a confrontare il risultato in termini di superficie trasparente che si ottiene per esempio con la soluzione che porta il telaio con la Z che ha un corpo più piccolino
occhi, quindi non è neanche 106, ma è addirittura 89 con una soluzione standard, una finestra donante un metro e mezzo porta un 15% di luce in più, di superficie trasparente in più. Analogamente, un sistema a due ante, una finestra a due ante di 1300x1500, per esempio, a conto fatto, si ottiene 22% in più. Ok, quindi è chiaro che è un sistema che favorisce molto la luce. Poi bisognerebbe fare il bilancino, controllo preciso preciso con che cosa mi confronto per avere, però vabbè, questi sono dei dettagli che possiamo tranquillamente trascurare. Ecco qua la sezione per chi è amante dei disegni, credo una larga parte dell'audience attuale. Vediamo quindi che la sezione dell'anta è molto squadrata, sia al lato esterno che al lato interno. Quando viene alloggiato un vetrocamera doppio, il fermavetro è stato appositamente studiato affinché si venga ripresa la stessa geometria interna ed esterna. Il nodo centrale è un nodo centrale simmetrico, sia visto dall'esterno che visto dall'interno. La maniglia risulta sempre centrale e il tutto è 108 mm. È possibile, dicevo, fare finestre certificate alte fino a 2,50 m perché, a seconda di come è strutturata la finestra, noi possiamo cambiare il rinforzo e metterlo fino a 3 mm di spessore e, se serve, anche incollare il vetro. Come dicevamo prima, il vetro può essere vetro doppio o vetro triplo. Nel vetro doppio viene valorizzata al massimo la connotazione estetica, appunto perché vedo molto bene la squadratura delle geometrie sia al lato interno che al lato esterno. Se il vetro è triplo, lo vedo soltanto esterno perché all'interno comunque il fermavetro è così sottile che sfugge la geometria squadrata. Nel caso di utilizzo di un telaio a forma di Z, che è quello normalmente utilizzato quando si fa del restauro, quindi della sostituzione di finestre, in maniera tale che la posa in opera venga fatta dall'interno verso il vano muro, bene, io ho soltanto 89 mm di parte opaca. Questi numeri che io sto enfatizzando tanto, quando i miei colleghi parleranno di K-line, vi sembreranno enormi. E quindi qua offro la sponda ai miei colleghi per bastonare poi gli altri colleghi del PVC. Però è sicuramente interessante fare confronti con pari materiale, con pari prodotti. Quindi nel mondo del PVC queste sono dimensioni veramente molto interessanti. Adesso prego la regia di lanciare l'altro video. Regia.
Ecco, avete visto, adesso aspettate che sto cercando di riprendere la mia presentazione, eccomi qua. Allora, in questo video avete capito come ho introdotto in modo molto soft un altro capitolo, quello delle porte ibride. Quelle porte ibride sempre inventate e prodotte da Vectrex, che sono state create e disegnate da questo design francese Bureau, quindi più un vostro collega, che oggettivamente, a mio avviso, ha fatto dei design molto belli di questi modelli. Nel frattempo che parlavo, ve li ho ripresentati un po' alla volta. Le porte ibride quindi sono frutto anche in questo caso di uno studio che è stato fatto apposta da Vectrex, e in realtà in questo caso è stato coadiuvata Vectrex da un altro gruppo di lavoro internazionale, dove sono state prese le competenze più importanti, più preparate all'interno del nostro gruppo, per riuscire a produrre e a mettere, a portare a termine questo progetto. Perché si chiamano porte ibride? In effetti è abbastanza anomalo l'utilizzo del nome, dell'aggettivo ibride nell'ambito dei serramenti. In genere si fa riferimento al materiale principale con cui sono costituite, PVC, alluminio, acciaio e quant'altro. In questo caso invece, andando a leggere lo spaccato, la sezione verticale della porta ibrida, si vede che non c'è un materiale dominante, perché il telaio è in alluminio a taglio termico, il profilo perimetrale dell'anta è in PVC, le lamiere interna ed esterna sono in acciaio, la schiuma è una schiuma poliuretanica che viene iniettata nel ciclo produttivo e le guarnizioni sono in IPDM, la soglia in alluminio taglio termico. Come capite, non c'è un vero materiale dominante, motivo per cui alla fine abbiamo deciso di chiamarle ibride. In realtà il risultato è molto interessante, perché si è voluto appunto cogliere il meglio dei vari materiali, anche qua una volta, massima prestazione con minore materiale possibile, e di fatto il risultato è più che soddisfacente. Pensate che tutte le nostre porte ibride hanno tutte un valore di termotrasmettanza inferiore a 1, sia che siano da 70 mm, sia che siano da 50 mm, sia che siano vetrate o no. Per cui un valore di prestazione termica è estremamente interessante. Siano dei design, lo abbiamo visto prima con il video, molto interessante secondo me mettere in evidenza che tra i materiali nobili che vengono utilizzati per questa realizzazione, per queste produzioni, ci sono anche gli inserti in acciaio inox e naturalmente vetri di sicurezza, anti-infortunio e talvolta anche anticaduta, secondo del caso. I prezzi sono democratici, questo lo posso dire, perché sono veramente accessibili a tutti. Il nostro progetto è tale per cui abbiamo voluto contenere tutto, compreso anche i prezzi, quindi offrire al mercato delle porte di design molto belle, anche sicure, perché comunque sono fatte con materiali molto robusti, a dei prezzi molto interessanti. Tra i prezzi ci tengo a sottolineare che fino a 2,40 non c'è sovrapprezzo. Sono disponibili fianco luce e sopraluce, l'accessoristica è completa perché si possono anche montare kit antintrusione classe RC2, la soglia è ripassata come standard, in realtà non è un optional, è uno standard, le cerniere sono 3D, che vogliono dire che possono essere regolate secondo i tre assi, e non meno importante, la lamiera in acciaio è una lega Magnelis, che dir si voglia, e il processo di verniciatura è fatto dopo le lavorazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che le lamiere di acciaio sono assolutamente resistenti alla corrosione, anche in ambiente marino o industriale. E questi campioni di prova lo dimostrano, nel senso che questi sono campioni sottoposti a prova di invecchiamento accelerato a 1.008 ore in ambiente salino acetico, secondo le normative europee e non solo, e in effetti si vede che sono assolutamente perfette dopo questo vecchiamento accelerato. Adesso lascio la parola al mio collega, che vi parlerà di Marcello. Serramenti minimali in alluminio Keline. Buongiorno a tutti.
Condivido la mia presentazione. Un secondo. Ecco, nel frattempo, come dire, mi inserisco io in sottofondo. Scusate, fra di voi mi sembrava di, per, come dire, di non, la, il ruolo proprio del moderatore non sono capace a farlo, quindi se appunto, come dire, vi passavate la parola fra di voi, era quello che pensavo fosse più snello. Adesso appena parte la, perfetto, mi ritaccio e do, appunto, okay. E va avanti Marcello Benato. Okay, comunque. Sì, sì, perfetto, io la vedo anche, quindi direi che puoi partire tranquillamente. Perfetto, buongiorno a tutti. Mi chiamo Marcello Penatti e sono il responsabile tecnico di Liebo Italia. I prossimi minuti li passeremo insieme a visionare le nostre soluzioni minimali in alluminio Keline. Ma approfitterei come premessa per condividere con voi quello che è l'obiettivo della nostra azienda. Leggiamolo insieme: offrire il comfort e la luce, rendere l'estetica e la performance accessibili, aprire al mondo connesso. Comfort, ma soprattutto luce, è un fattore chiave per noi, tanto che potete leggere nel payoff del nostro logo la proprio la scritta "la finestra luminosa". Il minimale è il nostro DNA. Keline non ha vari prodotti, tra cui il minimale. Keline ha solo linee minimali e cerca di renderle accessibili alla più vasta platea possibile di consumatori, come innanzitutto con una produzione industriale certificata e con stabilimenti ultramoderni che avete visto nella presentazione precedente e che ci permettono di uscire sul mercato con prezzi molto interessanti anche per quanto riguarda i nostri serramenti connessi e la nostra smart home dedicata che vi mostrerò sul finale della presentazione. Partiamo quindi con l'esaminare le nostre finestre battenti minimali. Attivo anch'io il puntatore. Perfetto. Come vedete, utilizziamo la tecnica dell'ante invisibile. Praticamente l'anta viene completamente nascosta dal profilo del telaio. Significa che dall'esterno non si vede altro che il profilo del telaio e il vetro. Questo, unito alla finezza dei nostri profili in alluminio, ci permette di beneficiare di superfici vetrate superiori di almeno il 15% rispetto a dei serramenti tradizionali, ma vedremo che questo valore in alcuni casi è quasi raddoppiato. Sì, praticamente traduce in un maggior apporto di luce naturale e quindi di benessere all'interno dei vari locali, che rende perfetto il nostro prodotto anche, ma io direi soprattutto, anche negli interventi di sostituzione, dove spesso addirittura riusciamo ad aumentare la superficie vetrata anche rispetto alla situazione precedente. Il nostro prodotto, l'estetica è estremamente curata. Dall'eleganza dell'alluminio possiamo anche aggiungere l'effetto della bicolorazione, ovvero la possibilità di avere un colore bianco all'interno del serramento e uno all'esterno a scelta tra quelli disponibili nella nostra gamma colori. Un altro segno che curiamo molto l'estetica è la presenza del drenaggio invisibile. Sui serramenti Keline non vedrete mai i, perdonatemi la parola, bruttissimi tappi in plastica che coprono i fori di drenaggio. La nostra linea è sempre perfettamente pulita. Abbiamo poi due linee estetiche, una squadrata, molto moderna, con maniglia abbinata molto squadrata anch'essa, e una mussata, più classica, che richiama un po' la finestra di legno, anch'essa con la sua maniglia stondata dedicata. I due numeri che vedete sono quelli che hanno decretato il successo di Keline, 55 e 86 rispettivamente, la dimensione del nodo perimetrale e del nodo centrale del nostro serramento. Se li confrontiamo con una situazione tipica ad anta apparente, che mediamente
ai valori che vedete rappresentati. Nella casistica più comune di finestra un'anta e finestra due ante, vedete che il guadagno di superficie vetrata è mediamente del 30%, quindi addirittura il doppio di quel valore che ho comunicato nella slide precedente. La conclusione è che Line è veramente un minimale. Passo ora a parlarvi della nostra linea di scorrevoli minimali, disponibili in tre versioni, a due binari, a tre binari, che permettono di ottenere ben i due terzi di apertura sull'esterno, e gli scorrevoli a scomparsa muro. Quest'ultimi permettono addirittura un'apertura totale sull'esterno. Le caratteristiche comuni a tutte e tre le linee di prodotto sono innanzitutto delle prestazioni eccezionali. Praticamente sottolineo la tenuta all'aria in classe massima, classe 4, e sottolineo anche l'isolamento termico, una termotrasmittanza di 1.4 raggiungibile utilizzando un semplice doppio vetro, quindi senza necessariamente ricorrere a un vetro triplo. Scusate, un altro dettaglio che vi mostro è l'eleganza e la finezza del nostro montante centrale, di soli 40 mm. E come per il battente, la possibilità anche sugli scorrevoli di avere una finitura bicolore. Per ultimo, vi mostro la facilità di manovra del nostro serramento, dovuta anche a questa maniglia da noi inventata, che abbiamo chiamato intuitiva, in quanto in un sol gesto permette di aprire, spostare e chiudere l'anta. Adesso vi mostro brevemente le tre linee che vi ho anticipato: quella a due binari con un telaio di soli 84 mm di spessore, e vi potete rendere conto di quanto poco sia questo valore, e permette tre tipologie di apertura: la classica a due ante, che permette di raggiungere specchiature fino a 3,60 m di larghezza; la tipologia a tre ante con dimensioni massime di 4,80 m di larghezza, e la tipologia a quattro ante fino a 6,40 m di larghezza. Questa è la tipica sezione orizzontale di un due binari due ante, dove viene evidenziato la misura del montante centrale di 40 mm. Per quanto riguarda invece le tipologie a tre binari, il telaio è estremamente sottile, sempre spessore bassissimo, 139 mm, solo 55 mm in più rispetto a quello precedente. Qui abbiamo il vantaggio di beneficiare dei due terzi di apertura sull'esterno, attraverso le due tipologie disponibili, quella a tre ante, che copre larghezze fino a 5,40 m, e quella a sei ante, che invece arriva a larghezze fino a 6,80 m. Questa è la tipologia classica, tre binari, tre ante, con evidenziati i due montanti centrali da 40 mm. La soluzione su cui però volevo maggiormente focalizzare la vostra attenzione è quella degli scorrevoli a scomparsa muro, che permettono un'apertura totale sull'esterno. Sono disponibili in due tipologie su un binario, a una o due ante, e in altre due tipologie a due binari, cioè a due o quattro ante. Come vedete, copriamo dimensioni di larghezza che variano dal 1,70 m fino a un massimo di 4,60 m di intera luce passaggio. Vi mostro ad esempio due sezioni della tipologia più tipica realizzata, che è quella a un binario due ante. Qui la vedete nella posizione chiusa, invece la vedete nella posizione di ante aperte. Quello che è innovativo del nostro sistema di scorrevoli a scomparsa è che possono essere posati direttamente a muro, senza quindi aver bisogno dei tipici controtelai scrigno. Infatti, l'intercapedine in cui viene nascosta l'anta è interamente realizzata con i nostri profili in alluminio e può essere coibentata mediante dei pannelli in polistirene estruso da 40 mm all'esterno e da 30 mm all'interno. Altra particolarità che vi voglio mostrare è la possibilità di avere soglie a filo pavimento, sia interno che esterno. Ma
La caratteristica più importante che sottolineo è che questa tipologia di scorrevole a scomparsa, come le altre che vi ho mostrato, ma in particolare anche questa, è garantita e certificata con prestazioni di tutto rispetto, classe di tenuta all'aria massima e, come vi ho già mostrato, isolamento termico di 1.4 con un semplice doppio vetro. Le porte d'ingresso K-Line. Come per la linea delle porte ibride Vetrex, è stato lo stesso designer, François Buron, di Dieter Design, a disegnarle in ben 7 collezioni, di cui 2 vetrate, che si declinano in 59 modelli con più di 5.000 possibili combinazioni decorative. Di nuovo, l'estetica è estremamente curata, come per battenti e scorrevoli, alluminio, eleganza dell'alluminio e bicolorazione, ma volevo mostrarvi l'innovativo metodo decorativo Graphic System, che consiste nel realizzare dei decori sul lato interno del portoncino attraverso delle linee colorate in 2 colori, verde anice e grigio chiaro. Sono disponibili numerose maniglie di design, la possibilità di aprire la porta da remoto, ma la vedremo meglio parlando di Smart Home, e aggiungo la disponibilità di questo bellissimo configuratore sul sito lamiaporta.it, che permette di simulare il nostro portoncino inserendolo direttamente nella fotografia della propria casa. Lascio giudicare a voi quanto sia verosimile la simulazione. A sinistra il portoncino simulato, a destra l'effettivo risultato dopo la sostituzione. Quindi un effetto estremamente realistico. Delle 7 collezioni, 5 sono a monoblocco, con pannello isolante da 72 mm. Con possibilità infinite, vedete quella rappresentata nella foto, ci sono presenti dei listelli in alluminio e addirittura un inserto in ceramica. Invece le 2 collezioni vetrate, una si chiama Luminescence, che ha dei profili in alluminio minimali, l'altra si chiama Clarté, con dei profili in alluminio un po' più importanti. Entrambe le 2 collezioni vetrate beneficiano di un triplo vetro stratificato, sia all'interno che all'esterno. Vi parlo adesso del nostro sistema K-Line Smart Home, il sistema di domotica più integrato disponibile oggi sul mercato. Integrato perché tutti i nostri serramenti, siano battenti, scorrevoli, porte, in fase di produzione possono essere dotati del DVI. Il DVI è un sensore di chiusura preinstallato sul serramento. Funziona a batterie, quindi non ha bisogno di alcun intervento di cablaggio e comunica tramite onde radio alcune informazioni a una centralina chiamata Box T-DOM. Queste informazioni, istante per istante, mi comunicano lo stato del mio serramento, che può essere aperto, può essere chiuso, o qualora ci fosse l'anta ribalta, può essere aperto in modalità di aereazione. Il sistema Line Smart Home, oltre ai serramenti, permette di gestire tantissime altre funzioni della casa, per esempio permette di movimentare le tapparelle oppure di gestire automatismi come cancello o basculante del garage, di gestire l'illuminazione, il riscaldamento, l'impianto d'allarme, le telecamere e moltissimi altri accessori. Posso addirittura abbinare l'informazione che viene comunicata dal DVI ad alcuni di questi dispositivi. Per esempio, se collego il DVI all'impianto d'allarme, ho un vero e proprio impianto d'allarme perimetrale. Oppure posso dire al DVI, quando la porta balcone è aperta, accendimi la luce sul balcone. Insomma, sta tutto un po' dopo alla fantasia di ognuno poter poi collegare i vari dispositivi. Per ultimo,
L'ultima integrazione consiste nella compatibilità con Google Home. Moltissimi dei dispositivi che vi ho elencato possono essere comandati con la voce attraverso l'assistente vocale Google. Kirai Smart Home è inoltre il sistema di domotica più evoluto sul mercato, perché ad esempio ha la possibilità, come vi ho già anticipato, di aprire la porta a distanza tramite smartphone da remoto. Una innovazione che in Francia esiste già e che verrà introdotta sul mercato italiano nell'autunno di quest'anno. Esistono poi delle soluzioni di ventilazione naturale, sia a battente che attraverso scorrevoli motorizzati, che sono stati presentati in Francia a Parigi durante il BATIMAT di novembre e che verranno introdotte inizialmente sul mercato francese e a seguire sul nostro. Ultimo, ma non meno importante, Kirai Smart Home è il sistema più economico disponibile sul mercato. 22 euro il costo di un DVI, quindi un sensore, e 155 euro il costo della TDOM. Sono prezzi IVA inclusi al consumatore finale. Quindi, con poco più di 250 euro, è possibile. Marcello, non ti vediamo, non ti sentiamo più. Sente più. Dunque. Non so se mi sentite, mi vedete a me. Ecco, io adesso lo rivedo, il nostro collega, però non sento penalti. Guardate, nel frattempo che cercano di recuperare l'audio di Benati, do delle informazioni, diciamo, di servizio, se mi confermate che per me, a me mi sentite, ci sono un paio nel frattempo di domande da parte di alcuni colleghi. Direi questo, fratello Vincenzo Petrizzo. Abbiate pazienza. Vedo di farvi rispondere, diciamo, al termine del webinar, mettiamole in coda come domande che sono arrivate. E nel frattempo, diciamo che ne sono arrivate delle altre, ecco, alcune altre domande. Nel frattempo che cerco di recuperare la cosa, magari allora sfrutto se Costanzo mi sente. Perfetto. L'occasione allora Sì, magari intanto posso. per farle le giro, allora anticipiamo. Dicevo, poi dopo fare una cosa di servizio, per Certo. dire, le domande vengono dopo, però allora per non tenere fermi i colleghi direi questo. Mi facevano sostanzialmente poi una domanda simile all'altra, però una era che una lunghezza massima senza interruzione di un vostro tipo di serramento, fino a che misura possiamo arrivare? Allora, anche qui dipende dalla tipologia del serramento che andiamo a realizzare. Noi sugli serramenti scorrevoli, per esempio, che è quello che viene prediletto maggiormente quello che è tornato Marcello, dai progettisti, quindi come voi, la dimensione massima è realizzabile, arriviamo fino a 6,80 m con un sistema 6 ante. E riusciamo con un sistema a 2 ante a raggiungere 3,60 m per 2,70 m di altezza con nodi molto ridotti. Perfetto, perfetto. L'altra era appunto su un discorso di telai contro telai, però allora niente, visto che ci Ok. siamo di nuovo tutti, io me ne rivado, ridarei la parola a Penati che così può concludere la sua relazione. E dopo che... Comincio da lì. Sì, eri proprio arrivato in fondo quando hai detto beh, per ultimo, quindi solamente quell'ultima Era parte, arrivato diciamo, il la pezzo della DVI concludo. del TDOM. Ah, ok, Ok, va d'accordo. bene. Allora riprendo da lì. Grazie. Non lo vedo.
arriva, action. Perfetto, l'ho trovata. Condividi. Okay. Ditemi quando la vedete. Perfetto. Puoi andare avanti tranquillamente, grazie. Grazie a voi. Allora, queste sono tutte cose che ho già mostrato. Perfetto, dicevo che ClientSmart Home è il sistema più economico disponibile sul mercato. Costa il DVI solo 22 euro IVA compresa e la box di DOM solo 155 euro IVA compresa, prezzo finale al pubblico. Quindi con poco più di 250 euro è possibile domotizzare un appartamento di 5 serramenti. Cosa perfettamente in linea con il nostro obiettivo che inizialmente ho condiviso di voler estendere non solo i nostri serramenti minimali ma anche il nostro sistema di domotica alla più ampia e platea possibile di consumatori. Concludo il mio intervento. Ah no, l'ultima cosa della ClientSmart Home sono alcuni esempi che volevo mostrarvi. Con ClientSmart Home, li leggiamo insieme, posso aprire la porta d'ingresso in caso di necessità. Un familiare che ha perso o ha dimenticato le chiavi in casa, oppure la collaboratrice domestica a cui non le voglio dare le chiavi. Mi accorgo che una finestra è aperta e inizia a piovere, posso abbassare la tapparella. Apro le finestre per aerare, in automatico faccio spegnere i termosifoni dei rispettivi locali. Vado in vacanza, posso creare scenari che simulino la mia presenza accendendo le luci e azionando gli avvolgibili. Davvero, le possibilità sono davvero infinite. Concludo il mio intervento informandovi che tutti i nostri prodotti sono BIM ready. Trovate i file BIM nel portale BIM Object, al momento in lingua inglese o francese, nei due formati Revit ed Archicad, cosa che penso sia estremamente utile nel vostro lavoro. Ringrazio l'attenzione per l'attenzione ricevuta. Passo adesso la parola al collega Alessandro che vi illustrerà quella che è l'ultima presentazione di oggi. Grazie mille. Grazie Marcello. Scusate, mi inserisco, abbiate pazienza per ricordarvi quello che avevamo detto. Adesso qui, questo per i colleghi che stanno seguendo, non per noi. Noi la scaletta va benissimo così, come avevate, come ha detto giustamente Penati, adesso parla Costanzo. Era soltanto per ricordare ai colleghi che in questo momento viene inserito dalla regia le domande, quindi diciamo il questionario che viene posto ai colleghi, che nel frattempo sono 136 e che stanno seguendo il webinar. Di nuovo io mi faccio da parte, quindi adesso parla appunto il terzo intervento, che è quello di Alessandro Costanzo, e niente, con me invece ci vediamo dopo per l'ultima parte. Di nuovo grazie, scusate dell'interruzione, e avanti con Costanzo. Grazie mille. Allora adesso condivido l'ultima parte di cui vi parlerò. Eccoci qua. Mi confermate che si vede? Sì, perfetto. Perfetto, benissimo. Ok, grazie mille. Allora, andiamo un po' più nel concreto. Abbiamo parlato, io sono Alessandro Costanzo, sono il responsabile vendite del Nord-Ovest Italia per Liebo Italia, ma mi occupo dell'azienda K-Line, quindi di serramenti in alluminio minimali, di cui vi ha appena parlato Marcello. Andiamo a parlare di un caso studio, cioè una case history di un lavoro eseguito da un nostro partner. Il caso appunto è il nostro cliente, è un nostro partner del territorio, Homemade. Abbiamo fatto questa ristrutturazione che è stata poi conclusa a gennaio 2020 con l'installazione appunto dei nostri serramenti K-Line. Come vedete in questa abitazione c'erano sia serramenti abbattenti che serramenti scorrevoli, e la cosa interessante che vi farò vedere è che
quello che prima avete ascoltato, qui andiamo un pochino a convogliare tutte le soluzioni di K-Line, escluso l'ingresso, addirittura con i collegamenti in smart home. Come vedete, lo studio di progettazione ha seguito la direzione lavori e la parte architettonica. Qual era, diciamo, le fasi di questo lavoro? Andiamo proprio nel concreto. Il committente inizialmente ha cercato una soluzione che potesse rispettare un pochino quelle che erano le sue esigenze rispetto a quella che era la metratura della casa e la volontà estetica, ma anche funzionale del serramento. È rimasto attratto da quelle che erano le nostre soluzioni e come vedete poi ha voluto appunto testare, vedere veramente il prodotto tramite i nostri showroom. Si è consultato in questo caso con un progettista, col suo progettista come voi, che seguiva giustamente la sua ristrutturazione e ha cercato di condividere quella che era la sua scelta, perché spesso, come voi sapete, il cliente privato ha magari un canone estetico, ha una voglia di acquistare un tipo di prodotto che spesso magari non si può andare a scontrare con quella che è la necessità pura e tecnica del cantiere stesso. Quindi ha chiesto supporto su quelli che erano i prodotti che ha selezionato e ancora in un progetto in fase completa di definizione, quindi ha cercato insieme al progettista di valutare la soluzione proposta da K-Line. Quindi ha detto: visto questo tipo di prodotto, a me interessa, piace molto, può essere idoneo al mio progetto. Si sono fatte le dovute analisi e a quel punto ha contattato noi come K-Line, che l'abbiamo messo in contatto con il nostro partner di territorio per fare insieme un sopralluogo. Sopralluogo che è stato, diciamo, programmato, come spesso si fa in cantiere, voi siete esperti in questo senso, io arrivo comunque da una formazione tecnica, quindi so questo, come, diciamo, vanno fatte queste fasi. Noi insieme al partner abbiamo cercato di dar supporto, si è analizzato in cantiere insieme al progettista, insieme a quella che poteva essere l'impresa che eseguiva i lavori, per capire quali erano le possibili problematiche prima di una preventivazione ben dettagliata. Questo perché? Perché ovviamente spesso il preventivo basato solo su semplici aspetti, magari a livello teorico, non possono essere così ben dettagliati a livello di proposta commerciale se non si fa un sopralluogo dove si entra già un pochino nel tecnico. In questo caso abbiamo visto alcune problematiche. Come potete vedere, questo era lo stato di fatto del cantiere. Quindi c'era una situazione di un terzo piano sottotetto in Viale Monza, con delle parti laterali molto basse, che poi ovviamente andavano ad alzarsi con l'inclinazione del tetto stesso, e c'era una dimensione massima, vi faccio vedere con l'appuntatore, una dimensione massima a pavimento finito, in questo caso appunto gli impianti inferiori si arrivava a questo livello, di circa 2,20. Quindi serramenti, ovviamente la necessità era proprio quella di andare ad analizzare questa cosa. Secondo aspetto, dall'esterno era, non era presente una gronda, quindi tutto quello che potevano essere la poggia, gli agenti atmosferici potevano creare sicuramente un problema di acqua, di condizioni, quindi il prodotto doveva essere studiato nel modo idoneo per resistere a quelli che sono i fattori di aria acqua-vento. Come potete vedere, adesso ritorniamo. In questo caso c'era veramente pochissimo da poter sfruttare per fare un controtelaio e pochissimo spazio per andare a incassare eventuali binari. Quindi si è dovuto studiare una soluzione ideale, anche perché, come ben sapete, all'esterno questa dimensione poi deve essere
ben studiata per evitare problemi con le guaine dei pavimenti esterni, dei balconi. Quindi si è andata a fare un'analisi di un primo sopralluogo, ma facendo comprendere al cliente anche quelle che potevano essere le reali problematiche, indipendentemente dal tipo di fornitura. L'obiettivo qual era? L'architetto ci ha detto esattamente se avevamo la necessità di sfruttare al massimo ogni centimetro di luce naturale che si poteva, oltre che per garantire i rapporti alluminanti richiesti, per rendere lo spazio abitativo realmente fruibile, godibile e piacevole. Questo proprio perché la difficoltà era dimensioni di serramenti bassi un sottotetto comunque da illuminare, senza la possibilità di avere lucernai. Quindi in questo caso il tetto in cemento armato con uno stabile condominio non permetteva di poter installare dei lucernai superiori. Il cliente invece aveva una più semplice richiesta. Il suo obiettivo era una casa piena di luce, con molto design e soprattutto molto moderna, perché sono dei ragazzi giovani. Quindi qui entriamo in gioco sul fatto che noi comunque siamo specializzati con tutti i nostri serramenti, come vi ha fatto vedere Marcello, su quello che è la luminosità, quindi garantire maggiore luminosità all'interno dei locali, grazie al fatto che abbiamo i profili molto ridotti. Quindi siamo andati a fare la proposta e abbiamo analizzato bene quali sono le soluzioni, quali potevano essere le soluzioni per il cliente. Ed insieme al partner di Milano abbiamo studiato queste soluzioni e in questo caso abbiamo fatto una proposta al cliente sia tecnica che commerciale. Anche perché facendo così dimostriamo anche quella che può essere la professionalità dal punto di vista proprio della proposta, nel dire guarda, questa è la soluzione, ma ha una motivazione tecnica dietro. Quindi elaboriamo insieme al partner dei disegni con i nostri prodotti. Il partner inserisce anche quelle che sono le soluzioni aggiuntive, quindi quello che può dare qualsiasi rivenditore del settore, quindi andiamo a mettere zanzariere, avvolgibili esterne, ma soprattutto tutto gira intorno al serramento. Serramento che qui la fa la maggiore perché serve luminosità, quindi serve luce, quindi io qualsiasi cosa che ho all'esterno non devo andare a togliere luce ai locali interni. Quindi progettazione, andando a mettere tutti i riferimenti delle varie posizioni, rispecchiando quelle che sono poi l'abaco del progetto dell'architetto, andando a rimettere quelle che sono le soluzioni preventivate e facendo in definitiva un preventivo già con quelle che sono le caratteristiche del prodotto, con tutte le colorazioni scelte e con eventualmente i sistemi di smart home. Quindi un'offerta con disegni, con riferimento di posizione e con dettagli tecnici. In questo caso la parte successiva è stata lo studio di che cosa? Di quella che era la parte un po' più delicata di questa situazione, ma che spesso è anche la parte che poi in definitiva è più apprezzata, perché il cliente finale non vuole avere il classico gradino della soglia inferiore di un serramento. Il nostro scorrevole, essendo un minimale, ha una soglia che comunque ha un binario inferiore, come avete visto, di circa 5 centimetri. È un aspetto importante per il committente, ma anche per il progettista, era quello di, insieme all'incasso della soglia, prevedere anche poi un oscuramento esterno. E quello non era tanto possibile e facilmente possibile, perché ovviamente non c'era lo spazio superiore per poter installare un cassonetto classico, bisognava fare tutto dal lato esterno. Come vedete nell'ingrandimento del progetto che abbiamo elaborato insieme al partner, è stato fatto un lavoro di questo tipo, quindi è stata prevista innanzitutto il nostro serramento scorrevole con un nodo centrale da 4 cm, molto ridotto, l'incasso di quanto era possibile lateralmente, perché c'era già preesistente un piccolo cappotto di 4 cm, quindi andare a incassare la soglia sia per recuperare luce in altezza, ma per far sì che il cliente avesse una parte piana, quindi avesse effettivamente una parte completamente piana tra il pavimento interno e il pavimento esterno.
È stata creata una vaschetta che poi cercherò di farvi vedere meglio in una foto successiva, una vaschetta in acciaio che permettesse di far affogare completamente il binario, far scorrere tranquillamente le ante che con il nostro sistema sono indipendenti dal telaio, quindi il telaio può andare contro tranquillamente al profilo che può andare contro, per esempio, al profilo del telaio. Si permette comunque lo scorrimento delle ante che sono diciamo su carrelli di sostegno. E si è andato a creare una soluzione che potesse convogliare le acque piovane che entravano tramite il binario del serramento, farle fuoriuscire e tramite dei tubetti di scolo dell'acqua andare a finire nei canali esterni già presenti nel condominio del terrazzo. Questo perché, ovviamente, perché questo è il sistema migliore, uno, per guadagnare questi 5 centimetri di luce in un serramento alto, come vedete qui, a un'altezza di 2,15 in luce. Quindi, oltretutto, il cliente 195 di ragazzo, quindi c'è la necessità anche in questo caso di cercare di risolvere anche più problemi, in questo caso anche il cliente molto alto, di non dare il fatto che quando esca si debba abbassare con la testa. E cosa è stato fatto ulteriormente? Si è previsto tutti degli elementi per poi andare a far scorrere la zanzariera e si è definito in prima fase come si poteva realizzare. Uno, perché serviva a preventivare, quindi un po' tutto, e due, perché si è detto questa soluzione per noi è la soluzione migliore. Allora, a questo punto il lavoro successivo è stato la conferma del cliente perché è rimasto soddisfatto da questo tipo di rapporto che si è arrivato a instaurare, quindi una trasparenza totale su quello che è la proposta commerciale e la proposta tecnica, quindi dimostrazione da parte nostra e da parte del partner di una professionalità e un modo di lavoro. Con questo metodo si è andati avanti, si è andati a realizzare i controtelai che abbiamo fatto installare grazie al partner e da usatori che noi stessi andiamo a formare costantemente abbiamo seguito quello che erano le indicazioni tecniche che precedentemente avevamo preparato e fatto approvare dalla direzione lavori. Quindi si procede alla posa dei controtelai e controtelai in questo caso realizzati completamente su tutta la larghezza della spalletta del muro, controtelai in legno proprio per garantire anche l'isolamento termico, installati dai posatori del partner, posatori però diciamo qualificati. Non abbiamo chiesto all'impresa di fare loro questo tipo di lavoro perché? Perché in questo caso, avendo anche una vaschetta inferiore, la posa del controtelaio deve essere fatta ad hoc perché poi mi dà la linea del serramento, mi dà l'appoggio del binario e quindi il fatto che lo stesso installatore poi dovrà andare a installare il serramento. Come vedete all'esterno c'era questo elemento di cassonetto portato fuori sfruttando la parte esterna e poi, come andremo a vedere, verrà rivestita ulteriori elementi di cappotto per creare una finta trave. Questo per darsi anche al cliente di avere un oscuramento esterno che precedentemente non c'era e che non gli poteva garantire la privacy nelle camere, tranne che eventualmente con tende. A questo punto all'interno si è andato a montare tutti i controtelai, andare a chiudere quelle che sono le aperture. Si è riusciti a creare eventualmente tutto quello che era il pacchetto previsto dal progetto. Fase 7 è stata la posa dei serramenti, cosa che noi sempre con gli installatori qualificati seguiti da noi, il nostro tecnico Marcello a supporto anche dal punto di vista delle installazioni, su quello che possono essere istruzioni di posa. Il partner provvede allo scarico con tutte quelle che possono essere le strumentazioni che garantiscono al prodotto di arrivare al cliente finale con l'imballo e senza il rischio di danneggiamento. E in questo caso il serramento installato in una situazione di cantiere dove, come ben vedete, adesso ho fatto un ingrandimento di questa immagine, quindi magari non è
fatto molto bene. Vi faccio vedere, vedete, questo è il binario inferiore incassato in una fase dove ancora c'è il sottofondo, il massetto interno creato prima del pavimento, dell'installazione del pavimento, in questo caso in parquet, la vaschetta esterna che è stata creata per far sì che l'impresa potesse poi montare le guaine andando a rigirare per evitare che l'acqua poi tra la vaschetta e la guaina dei balconi potesse avere delle infiltrazioni, anche perché qua stiamo parlando di una situazione condominiale, in questo caso a Milano, come potete immaginare, cose molto simili presenti, bisogna anche stare attenti alle situazioni condominiali, vicini, piano sotto, possibili infiltrazioni, amministratori, quindi bisogna anche valutare questo. Tecnicamente studiato tutto, ma con il fatto che in questo caso grande recupero di luce, quindi come vedete da sopra è veramente poco rispetto a quello iniziale, quasi arriviamo al livello dove eravamo prima, ma già col serramento vetrato. A questo punto, risultato finale, con la vaschetta, il pavimento esterno, installata la zanzariera fuori, il nostro serramento, andiamo a affogare tutto e il binario è già affogato. In questa parte si è andato a creare, e dopo vi farò vedere, delle vaschettine asportabili per far sì che l'acqua che qui negli angoli al centro non si vede, ci sono i fori per far convogliare le acque in fondo sotto a questo pavimento nuovo, e quindi si è andati a fare questo tipo di lavoro. Si completano le finiture interne ed esterne e anche sulla soglia inferiore, quindi si va a concludere il lavoro. Quindi a step, ma proprio così, cercando di dare supporto a quello che è il cliente, il progettista, l'impresa, si cerca di portare avanti le fasi. Il partner in questo caso a supporto ha installato le avvolgibili, ha installato tutte quelle che sono le finiture, e noi siamo andati a fare insieme al partner la programmazione, quindi della smart home. Quindi punto 1 è proprio il risultato finale della soglia. Soglia incassata, pavimento a filo, vaschetta esterna. Qui è stato fatto un profilo voluto per coprire il ribordo della guaina, un profilo in acciaio. La vaschetta asportabile, l'acqua che entra nel binario esce, va qui, va a finire in questa vaschetta e va fuori grazie ai tubicini. Se la vaschetta si riempie di sporco e quant'altro, questi elementi, che sono delle lamiere presso piegate con incollate le piastrelle, vengono sollevati e viene fatta l'ispezione. Questo è il risultato finale, ancora in fase di ultimazione, quindi qua parliamo già di gennaio 2019, installazione dei serramenti, installazione di quelle che sono le parti elettriche e lavoro quasi ultimato. La foto che avete visto inizialmente del cantiere era questa situazione. Il bagno con il filo delle piastrelle, come vedete anche qui è stato studiato un dettaglio, il serramento molto piccolo, la lettera maggiorata con lo spessore delle piastrelle in modo tale che tutto si potesse allineare. Vi ricordo anche un aspetto, Marcello ha parlato nostre maniglie e quant'altro, vi ricordo anche che noi a breve avremo anche la possibilità di darvi la cenere scomparsa, avremo anche la possibilità di, voi avete la possibilità di montare anche le maniglie a vostro desiderio, quindi maniglia di qualsiasi altra marca, se non può essere gradita. La nostra è molto tecnica, è un'ottima maniglia, però c'è questa possibilità, quindi voi potete personalizzare questa tipologia. Quindi programmazione, configurazione con sistema smart home, quindi tutti i serramenti dotati del classico sensore che vi ha fatto vedere prima Marcello, DVI, che permette di controllare la chiusura, l'apertura del serramento, permette comunque di sapere se la tapparella è aperta, se la tapparella è chiusa, diciamo, casa connessa, quindi con il proprio smartphone da casa, semplicemente col sistema in wifi e col nostro router T-Dom, o a distanza, quindi in vacanza, semplicemente senza un collegamento vero e proprio elettrico dei nostri sensori delle finestre, perché funzionano a batterie wifi, ma collegando elettricamente solamente i moduli, i micromoduli per le avvolgibili
Cosa che poi in futuro il cliente già accennato farà anche con le tende esterne, potrà fare anche con qualcos'altro, quindi è molto molto interessante come... Cosa sono state le opinioni finali? Cioè, siamo arrivati a questo punto, a gennaio non ci aspettavamo che arrivasse poi a rimanere diciamo chiusi con il lockdown, però i clienti sono riusciti a entrare in casa contenti. L'architetto ci dice: dialogando con i tecnici di Keyline ho apprezzato le soluzioni disponibili e ho capito come si potesse raggiungere il mio obiettivo di ottenere la soglia degli scorrevoli a filo pavimento. Un altro aspetto che ho particolarmente apprezzato è stato che Keyline non solo è il produttore ma anche il progettista delle sue finestre. Questo perché la certificazione e la garanzia rilasciata sul prodotto fornito è sicuramente a 360 gradi e questo, oltre a convincere me, tranquillizza il mio cliente finale. Il risultato finale ottenuto è sbalorditivo e ormai per me Keyline sarà un riferimento per i futuri progetti. Qui ci vuole sicuramente, come l'idea del progettista è correttissimo, noi ci teniamo a specificare che noi produciamo il profilo, lo progettiamo. Quindi progettiamo il profilo, lo produciamo, lo certifichiamo, non solo il profilo, ma il prodotto finito, perché noi realizziamo il prodotto finito. Quindi è importantissimo questo, perché diamo una garanzia sull'intero prodotto. Quindi è importantissimo per il cliente, importantissimo per il partner, importantissimo per il progettista, perché c'è dietro un'azienda solida, importante, la più importante in Europa dal punto di vista di isolamento in alluminio, che fa veramente da garanzia. Il committente invece, questa è stata la sua, diciamo, le sue opinioni finali. Abbiamo immediatamente capito che Keyline era la soluzione giusta per la nostra nuova casa. Per convincere anche il nostro architetto è bastato portarlo allo showroom dove ha potuto conoscere sia il prodotto che l'azienda, che ha l'azienda, e dove noi abbiamo potuto maggiormente apprezzare Keyline Smart Home, un'incredibile opportunità di connettere finestre, tapparelle, allarme, luci, riscaldamento con una facilità impensabile. Infine, il prezzo pagato può essere definito come la famosa ciliegina sulla torta, davvero molto competitivo. Il risultato finale ottenuto è eccezionale e siamo molto soddisfatti. Non vediamo l'ora di mostrare la nostra nuova casa luminosa a parenti e amici. Tac, lockdown. Però, comunque vada, sono stato pochi giorni fa a trovarli per verificare se era tutto chiaro con la smart home e quant'altro, che abbiamo installato proprio negli ultimi giorni di febbraio connettendola col sistema di allarme, e appunto mi dicevano: adesso finalmente potrò invitare qualcuno a fargli vedere un po' la mia abitazione. Erano veramente contenti. Questo a noi fa piacere come azienda, fa piacere al partner. Poi è importante risolvere dei problemi, le nostre soluzioni devono risolvere dei problemi e dando, come avete visto, la famosa ciliegina, cioè anche un rapporto qualità e prezzo ottimo per il tipo di prodotto. Risultato finale, andiamo a vedere veramente la foto del risultato finale. Questa è l'abitazione, sono foto scattate dal cliente e che ci ha inviato, è molto gentile, ci ha inviato le foto. Io comunque avevo già fatto qualcos'altro, ma lui è stato molto più bravo di me, ha fatto anche le prospettive, e il risultato finale è questo. Lui ha goduto del terrazzo, ha goduto di quelle che sono le luci, e c'è molta luminosità perché comunque gli scorrevoli hanno un nodo centrale ridotto, riescono a dare molto, un ottimo risultato, pavimento completamente tutto a filo, finestre connesse. Altre viste, quindi nel dettaglio, come vedete questa è la nostra maniglia intuitiva, lui gira la maniglia e va in apertura, il montante centrale ha questo rinforzo, può essere preso, può essere usato per spingere la finestra, quindi ha una forma come diciamo comoda per poter essere utilizzato anche su scorrevoli di maggiori altezze, di maggiori grandezze, era proprio per fare da spinta. Le foto esterne. Foto esterne, come vedevate prima, è stata fatta una finta trave, l'allungamento di una lamiera che l'impresa di lattoneria ha fatto per coprire tutto quello che sono il pacchetto cassonetti, si è unificato tutto per generare una finta trave. L'architetto ha deciso di lasciare i celini esterni in questo modo semplicemente verniciati, qualsiasi soluzione poteva essere realizzata comunque, questo è il risultato dall'esterno. Una cosa importante che ci tengo a dire, tornando alla dimensione di prima, alla foto di prima, la luce esterna architettonica quasi
risponde alla luce del vetro. E il nostro serramento a 5 centimetri e mezzo, quindi è molto, molto, riesce a far recuperare molto la luce, e qua è quasi a filo della luce esterna architettonica. Quindi ecco, io concludo, questi sono i nostri contatti, sicuramente tutto l'intervento è stato soddisfacente per tutti, grazie mille dell'attenzione e a disposizione per le vostre domande. Allora, ecco qua, sono sempre dei minimo di ritardo. Allora, diciamo, i tre interventi si sono susseguiti, si sono conclusi adesso. Tra il secondo, come avevamo detto, tra il secondo e il terzo vi è stato inserito un sondaggio che trovate, diciamo, per i partecipanti sulla banda destra. E vi chiederei cortesemente di partecipare, potete farlo anche, diciamo, questo, come dire, potete farlo anche mentre state ascoltando il webinar. E vi chiederei di farlo, di inviarci queste vostre risposte, perché a noi consentono comunque di realizzare i webinar sempre nella migliore dei modi, in maniera che siano soddisfacenti anche per i colleghi o per chi comunque è interessato all'argomento ed è collegato con noi. Sono già arrivate una decina di domande, che però direi alle persone che hanno, diciamo, fatto le domande cortesemente di attendere la conclusione del webinar per poi cercare di, diciamo, di soddisfare le loro richieste dalle persone che si sono susseguite nel webinar e nella presentazione. Adesso ci sarebbe, diciamo, la mia presentazione, e cerco di farla condividere con voi. Come sempre, se avete la pazienza, ecco, di seguire il mio intervento, cerco di compattarlo un pochino, perché come vi dicevo, dobbiamo stare comunque sempre dentro le due ore, e come vedete credo che lo abbiate anche, diciamo, voi, anche i partecipanti, non soltanto, diciamo, chi ha il ruolo di attore sul palco. Comunque il webinar è cominciato da, se non lo vedete, un'ora e 17 minuti, quindi, diciamo, cerchiamo comunque di stare dentro questa ora e 20. Qualcuno chiede dove è il sondaggio, dove trovate la banda sulla destra, dove avete le domande, dove potete porre le vostre domande, trovate anche al lato invece la banda, diciamo, dei sondaggi. Quindi, se cortesemente potete rispondere mentre, appunto, c'è la mia presentazione, la cosa va benissimo. Ripeto, per i colleghi o, insomma, diciamo, le persone interessate che hanno già fatto le domande, vediamo di farle in fondo. Noi comunque le abbiamo cercate anche di, come dire, raggruppare, perché come sempre poi ci sono state magari dei colleghi, delle persone che hanno fatto grosso modo la stessa domanda, cerchiamo poi di dare la risposta tutte insieme. Presentazione ora anche qui. Io credo che se, come dire, porto in evidenza soltanto il video e mi nascondo io, forse è meglio, e quindi in questo modo qua vi libero della mia presenza, però dovreste vedere sempre la presentazione. In questo caso qui l'argomento trattato, in grosso modo, è, come dire, la scusa dell'argomento trattato è questo edificio. In realtà, appunto, è semplicemente una scusa, nel senso che è un intervento che sicuramente, in questo caso qua, mi rivolgo, abbiate pazienza per le altre persone che, come dire, interessate comunque all'argomento, magari non sono proprio, non sono architetti, però comunque, appunto,
ruotano nell'ambito e nel mondo dell'edilizia. Come vedete, come dire, un edificio di recente costruzione è una scusa per creare l'argomento su cui ragionare, non è, come dire, quindi l'oggetto del racconto. È un edificio che noi abbiamo realizzato e terminato di realizzare alla fine dell'estate scorsa e non è un grandissimo intervento, è un intervento per Genova, per la Liguria, discreto, non sono soltanto 17 appartamenti, però per noi è già un discreto intervento. Ma perché? Di rapido, per chi si ricorda di questi affari qui e per chi li ha usati, perché in realtà quello che volevamo raccontare con questa presentazione era come in realtà appunto noi architetti siamo abituati ai cambiamenti che si succedono a volte rapidamente e tanto rapidamente, specialmente appunto nel nostro mondo, che a volte non ce ne rendiamo neanche conto. Quindi siamo passati, per esempio, rapidamente da questi strumenti di rappresentazione a degli altri strumenti, con magari degli... Quindi, per esempio, ecco di nuovo, sempre la scusa locale di questo progetto. Questo è uno dei primi disegni che avevamo fatto in cui si stava elaborando quel progetto. E vedete, parliamo del 2012, quindi come sempre poi nel nostro caso queste cose qui hanno purtroppo una gestazione lunga, ma c'è stato anche un periodo di stop dovuto alla crisi dell'edilizia e quindi diciamo si ritorna indietro appunto di già ormai. Però pur essendo un progetto appunto già realizzato con dei sistemi con l'ausilio del calcolatore, c'è qualcuno che dice che non sente bene e sente a scatti, però chiedo conferma anche agli altri, ai relatori, se per favore o dalla regia mi danno un riscontro, perché io in effetti sì, Natale, sento bene. Quindi... Sento un leggero disturbo. Provo in questo modo qua, così cambio sistema. Perfetto, allora spero che in questo modo si senta meglio. Grazie per il riscontro. Stavo dicendo appunto, siamo abituati ai cambiamenti, a volte non ce ne rendiamo conto, a volte questi cambiamenti sono repentini, sono veloci, sono più o meno lenti. In questo caso qui, essendo già degli anni che si lavorava in un certo modo, come vedete comunque la volontà e la voglia comunque di usare i pastelli per dire, rendere più o comunque per sentirsi più sicuri sul progetto, comunque veniva utilizzato. Scusate, perché io come con questo, qualcuno dice che ancora si sente in maniera gracchiante, io questo è adesso provo di nuovo con un altro sistema, però dopo questo proprio non ne ho altri, abbiate pazienza. Nel caso in cui sentiate o vediate male, potete tentare, dovreste provare a fare un refresh dell'immagine. A volte succede, però non, diciamo, penso che questo sia il modo migliore per vedere la presentazione, per ascoltare più altro la presentazione. Qui in realtà, come dire, cercavo di raccontarvi anche un pochettino del progetto, dove era il progetto, ma non è questo l'importante, specialmente con i tempi che stiamo facendo. Quindi direi sì, è in una zona bella, interessante della città di Genova, però più di tanto non perderei tempo. Indubbiamente è un edificio in una zona, come dire, particolare della città. Genova non è una città con un grande verde, ecco, questo di buono aveva, diciamo, tre variabili: uno che sta dentro una specie di piccolo parco privato, il secondo vicino al mare, un balneabile, quindi rapidamente puoi andare a farti il bagno, e il terzo è uno dei quartieri più belli, perché in effetti da una parte c'è appunto una discreta percentuale di verde, dall'altra perché comunque ci sono tutta una discreta
L'edificio di per sé è un edificio con quella specie di cubotto che vedete sulla sinistra, che era comunque un edificio di non grandissima qualità, il risultato un po' di una serie di sovrapposizioni, vedete, erano praticamente tre piani con delle grandi altezze, poche superfici, quindi, ma con delle altezze notevoli. Perché erano sostanzialmente delle grandi camerate, era un centro di correzionale per la giovane. Grandi camerate, poi l'edificio era stato realizzato per aggiunte successive e come vedete, appunto, rispetto per esempio alla parte in fondo, poi era stata aggiunta una seconda parte. La seconda parte si era, come dire, risolto un pochettino il problema delle camerate, erano state invece realizzate delle camere un pochettino piccole con delle divisioni, e poi se serve ancora una zona uffici, è stato realizzato una specie di cubotto più basso, serve un mattino, bene, si mette quella specie di tubo esterno che è un ascensore per andare sul tetto per realizzare il magazzino appunto, non ha bisogno di grandi altezze, appunto, deve essere un magazzino, e lo mettiamo su questa copertura, va a sbattere, come vedete, contro il serramento dell'edificio vicino. Ci interessa poco, perché quello che interessa è rispondo contemporaneamente a chi lamenta il problema dell'audio, dice sono le cuffie, in questo momento non ho le cuffie e il livello del microfono si autolivella. Normalmente faccio appunto questi webinar, però non, il problema dell'audio direi che forse è un problema di linee. Mi scuso con chi non sente bene, però purtroppo direi che se non è proprio la mia voce non saprei come migliorarla. Di per sé diciamo che l'edificio appunto era questo, e cercando di andare appunto abbastanza rapidamente su questa cosa, il PUC ci ha consentito, nelle attese, perché quando siamo partiti con questo in realtà eravamo in una situazione di salvaguardia, il vecchio PUC non ci avrebbe consentito la demolizione, ma ha consentito soltanto la ristrutturazione. Fortunatamente, in questo caso fortunatamente, l'attesa ci ha portato a questa possibilità. Perché Albini? Perché cercavamo di far condividere, diciamo, da una parte al committente, dall'altra dovevano ricevere un progetto come questo, per far capire come la cosa poteva essere realizzata. Quindi il nostro discorso era un volume articolato con delle superfici, con grandi superfici vetrate, alla fine con un rivestimento in pietra naturale. E un'altra delle caratteristiche, con una copertura verde, di nuovo semplicità da Albini, sempre quindi l'edificio che avete visto poco fa, le coperture erano state realizzate con questo manto verde. Nel nostro caso, diciamo che l'evoluzione rispetto a quello al progetto di Albini degli anni 60 era nel gruppo, diciamo, nel nostro gruppo di lavoro, insieme a chi si occupa appunto della parte verde, di cercare di trovare la possibilità di inserire delle essenze di un certo tipo, diciamo, in un pacchetto, sostanzialmente in un pacchetto piccolo, quindi con una profondità non eccessiva, non soltanto piccoli arbusti o un prato verde, il progetto di Albini, ma già con qualcosa di un pochettino più consistente. E questo abbiamo visto insieme ai nostri agronomi, ai nostri vegetazionali, che c'era questa possibilità con degli apparati radicali, l'orizzontale e non verticale.
anche qui niente di straordinario, niente di nuovo, sempre qui nel centro di Genova, fa questo edificio interessante per la missione tra abitazioni e uffici, ma per noi è interessante per la scansione delle partiture orizzontali e verticali tra i pilastri evidenziati in questo modo, e il rivestimento sempre con la pietra naturale. E se ricordate le prime due diapositive che vi avevo fatto vedere, direi che in grosso modo un po' richiamano appunto il sistema che noi abbiamo utilizzato. Qui, a parte il risultato... Natale, scusami se sì? intervengo, sono Federico. L'audio certo. È veramente difficile seguire. Chiederei la gentilezza se ti puoi scollegare per ricollegarti. Sì? Ho parlato anche con la regia, sono d'accordo. Perfetto, allora guardate, abbiate pazienza. Esatto, certo. Qualche minuto. Perfetto, abbiate pazienza di qualche minuto, magari se nel frattempo... Sì, gestiamo domande, volentieri. Perfetto, okay. Benissimo. Allora io ho fatto questo lavoro qua. Okay. Abbiate pazienza, ma direi che ne vale la spesa, perché se non sentivate o dava fastidio non serve a niente. No, ma infatti... abbiate pazienza e intanto allora, perfetto. Allora, ne approfitto io, faccio le veci del moderatore, mi scuserete se non sono così professionista nel fare moderatore, comunque tra le domande che sono pervenute, almeno un paio riguardano le batterie dei sensori di apertura nella nostra smart home, chiediamo ad Alessandro di rispondere a questa domanda, gentilmente. Attiva l'audio. Allora, le batterie hanno una durata di 10 anni. Quindi la batteria dei DVD presenti su finestre e scorrevoli sono tutte batterie molto performanti, quindi 10 anni di durata su tutte le tipologie di batterie dei nostri sensori. Ok, grazie Alessandro. Altre domande che sono pervenute in più di una volta riguardano il grado di sicurezza sulle porte scorrevoli e sulle porte d'ingresso, risponde Marcello per favore. Sì, dunque, per quanto riguarda le porte d'ingresso, è in atto la certificazione in classe RC2. Al momento non è ancora disponibile. Tuttavia, ciò non vuol dire che le porte d'ingresso in alluminio da noi prodotte non siano sicure, in quanto di standard vengono dotate di una serratura automatica a 5 punti di chiusura. Le pannellature che contengono il pannello isolante sono realizzate con una lamiera di 2 mm di spessore, sia all'interno che all'esterno. Poi mi viene in mente che abbiamo diverse soluzioni di cilindri via via più sicure con l'aumentare del prezzo, a cui possiamo accompagnare anche l'applicazione di Defender esterno. Il tutto poi, come ho già accennato, accompagnato dalla possibilità di abbinare l'apertura della porta tramite il DVI a un sistema. Esatto, perché mi sembra di capire, cioè, scusa Marcello, giusto per completare, anche sì. Le porte d'ingresso possono essere dotate giustamente del sensore DVI che hai mostrato nel caso del Barton per le finestre, per cui anche loro sono assolutamente collegabili a tutta quella che è l'applicazione della smart home e quindi anche al sistema dell'impianto d'allarme connesso senza esatto. No, dicevo invece per le porte vetrate, non avendo il pannello rivestito di lamiera, puntiamo molto sulla sicurezza del vetro, per cui quasi tutti i modelli possono montare un triplo vetro stratificato all'interno e all'esterno, in pratica un 4-4.6, quindi diciamo un ottimo vetro dal punto di vista dell'antintrusione. Dell'antisfondamento, benissimo. Aggiungo invece per quanto riguarda gli scorrevoli, che anche loro possono essere dotati di questi tipi di vetri altamente performanti, la possibilità su di questi di avere delle chiusure a 3 oppure anche a 4 punti, a seconda delle altezze, a cui è possibile inoltre abbinare dei cilindri di chiusura e degli accessori che impediscono lo scardinamento dell'anta. Ok, sempre relativamente alla smart home è arrivata un'altra domanda relativa a quanti sono i punti di chiusura, i contatti, quindi i 22 euro di cui Marcello ha parlato nella sua presentazione, ce n'è uno per ogni anta principale, quindi nel caso dei battenti una sola, nel caso degli scorrevoli una per ogni anta. Diciamo,
Diciamo che semplificando abbiamo un DVI per ogni maniglia, per cui nello scorrevole a due ante abbiamo due maniglie, anche nello scorrevole a tre ante abbiamo due DVI. Per quanto riguarda il battente, ovviamente è quasi sempre uno, a meno che ci sono delle tipologie complesse, tipo il tre ante, dove abbiamo un'anta, il montante e le altre due ante, in quel caso sono due. Quindi, ma sostanzialmente più di due per serramento. Non se ne mettono. Ok, sono arrivate altre domande relativamente alle certificazioni e alle garanzie. Chiederei ad Alessandro di rispondere, per favore. Allora, noi come Keline diamo una garanzia di prodotto di 10 anni, quindi abbiamo una garanzia importante. La cosa che ci tengo a sottolineare, abbiamo diverse certificazioni perché la produzione è tutta realizzata negli stabilimenti che avete visto dalle immagini di Federico, ultramoderni francesi. In Francia c'è un istituto, il CSTB, che è molto, diciamo, ferreo nel tipo di certificazione che bisogna garantire a livello produttivo. Noi abbiamo oltretutto oltre alla certificazione classica CE, abbiamo l'NPI che ci permette di dare maggiore, diciamo, garanzia al processo di prodotto e quindi l'ulteriore punto fondamentale che ci teniamo sempre a sottolineare su quelle che sono le garanzie ulteriori, la certificazione ulteriore del nostro prodotto, è che noi tutto quello che forniamo, rilasciamo un certificato vero e proprio e non una dichiarazione di prestazione, quindi è una vera e propria certificazione. In più abbiamo una qualità legata anche al tipo di verniciatura che però comprende l'intero processo del prodotto, che noi tutti i prodotti li realizziamo con una certificazione in quali marine, quindi tutto quello che appunto vedevamo anche con l'architetto è in zone altamente saline, questo tipo di certificazione porta il prodotto ad avere garanzie altissime a livello di proprio di prodotto in sé, oltre che di verniciatura, anche in queste zone altamente saline, quindi con rischio di corrosione filiforme. Quindi molto importante appunto per un paese come l'Italia che conta svariate migliaia di litorale. Altre considerazioni sono emerse dal pubblico che hanno trovato molto interessante il discorso della vaschetta scorrevole. Potresti rimostrare per favore il dettaglio che era sfuggito al Certo, punto? un secondo che lo proietto. Ok, proiettalo bene. Ok, lo vedete? Sì, si vede. In particolare spiega la parte della Lo parte sfogo che dell'acqua. potessi ispezionare, no, del fatto che si potesse ispezionare. Ah, allora niente, questo elemento ispezionabile poi è stato creato in un modo leggermente diverso. Infatti, questo era il primo progetto in fase di elaborazione. Zanzariera si è voluta portarla fino in basso. Questa praticamente è un ulteriore elemento in lamiera di acciaio dove è stata poi incollata la piastrellina del pavimento esterno. Quindi questo elemento è semplicemente appoggiato con dei piedini all'interno del vano. Quindi sono stati realizzati nella vaschetta di lunghezza 2 metri, tipo 2/3 elementi, e con la piastrella incollata si possono sollevare perché sono semplicemente degli elementi appoggiati con dei piedini e già distanziati in altezza. Quindi vedendolo nella successiva. Nel successivo lo vediamo bene qua. Questi si possono sollevare perché questa lamiera qua è una sorta di lamiera a C e con dei piedini che si possono regolare. Quindi cosa succede? Si prende con le mani tranquillamente con una ventosa, si solleva, si fa l'ispezione.
Quindi diciamo che questa tipologia è uno studio che può essere fatto anche in altri modi, dipende semplicemente da ogni situazione in cui ci si trova. Ok, allora mi hanno comunicato dalla regia nel frattempo che l'architetto Natale Raineri ha difficoltà a rientrare in contatto, quindi andiamo avanti con le domande che sono per fortuna numerose, quindi significa che c'è molto interesse a riguardo. Riprendiamo una domanda molto tecnica, quindi senz'altro una domanda per Marcello. La leggo: pareti vetrate sia interne che esterne ininterrotte. Punto di domanda, quindi se è possibile farlo. In questo caso, come sono i telai e i controtelai? Dunque, faccio una premessa. Il prodotto è francese, ma è stato adattato alla tipologia di posa che effettuiamo qui in Italia. Quindi si utilizzano i normali controtelai, direi anche quelli di ultima generazione che permettono l'isolamento tra muro e serramento, che vengono utilizzati nella maggior parte dei casi dove si prevedono di installare serramenti in alluminio. Nello specifico, per quanto riguarda, se ho ben capito, la massima dimensione di pareti vetrate realizzabili, lo possiamo fare affiancando diversi elementi fissi, che per ragioni dovute alla produzione industriale automatizzata hanno dei limiti dimensionali che consistono in una larghezza di 3 metri e in un'altezza di 2 metri e mezzo. Ok, dunque controlliamo adesso nelle altre domande. Un attimo. Sì, le altezze massime abbiamo già risposto prima. C'è una domanda che dice: nell'ambito della vostra offerta, com'è il posizionamento qualità-prezzo? Qua rispondo io dicendo che, come abbiamo detto prima, il nostro prodotto è un prodotto specifico in anta nascosta, quindi va confrontato patate con patate. Di conseguenza, in questo caso, il nostro prezzo, i nostri clienti dicono che è assolutamente molto, molto vantaggioso. Diversamente, se lo dovessimo andare a comparare con prodotti normali della concorrenza, quindi in paniera tanto apparente, più o meno il prezzo rimane allineato. Un'ulteriore domanda è: in cosa differisce la vostra domotica rispetto ad altre soluzioni presenti nel mercato? Puoi rispondere, Alessandro, per favore? Allora, innanzitutto, io dico che la nostra è un'applicazione molto semplice ed economica, quindi la cosa essenziale da percepire è proprio questa. Poi, come tutti sappiamo, la domotica classica è un sistema che ha bisogno del collegamenti elettrici molto, diciamo, importanti, quindi e soprattutto una gestione in continuo aggiornamento di software. Come sapete, la differenza tra una domotica classica e una smart home o comunque dei sistemi simili, noi progettiamo il serramento e abbiamo progettato insieme all'azienda un sensore che si può abbinare a un serramento. Quindi noi portiamo un vantaggio di avere un'esperienza dal punto di vista del produttore di serramenti, quindi siamo forse gli unici oggi, che riusciamo a dare un sistema integrato completamente, che può essere, diciamo, abbinato a un sistema di smart home, quindi il nostro sensore è già premontato, quindi questa è una grossa differenza e quello che sicuramente ci differenzia moltissimo dai nostri concorrenti. Marcello diceva nella sua presentazione che è un sistema modulare, nel senso che si può integrare nel tempo. Cosa significa questo? Puoi spiegare meglio e approfondire, per favore. Sì, come abbiamo visto anche in questo esempio di case history, il cliente ha cominciato a apprezzare il sistema smart home, prediligendo questo sistema a un sistema domotico classico 1 per l'aspetto economico,
con la semplicità appunto, ma anche la competitività, quindi molto democratico, ma due perché poteva aggiungere degli elementi successivamente, come possono essere tende, come possono essere le luci, e quindi è un sistema evolutivo, cioè tu puoi aggiungere semplicemente dei micromoduli e andare a creare andare a regolare col tuo smartphone o con la tua piattaforma anche su tablet, puoi andare a controllare finestre, oscuranti, oltre alla porta d'ingresso, l'illuminazione, il riscaldamento e allarme, quindi implementabile nel tempo con tutti degli altri accessoristiche, senza però andare a fare un cablaggio con cavi. Quindi facendolo semplicemente aggiungendo dei diciamo, elementi al sistema già presente. Tutto in autoconfigurazione, quindi molto molto intuitivo. Ok, sempre relativamente alla vaschetta ispezionabile, ulteriore domanda, non so se l'avevi detto perché nel frattempo ho ricevuto una telefonata, per cui te la ripropongo. La vaschetta è in un unico pezzo, o è No, modulare? la vaschetta in questo caso, avendo scorrevoli di circa 2 metri, 2,20 metri di larghezza, è stata creata in 3 elementi. Questo perché avendo una lamiera in acciaio che ha già un suo peso, poi con l'incollata la piastrellina per garantire al cliente la possibilità di poter sollevare facilmente. Anche magari con la signora delle pulizie, un elemento da 70-80 centimetri, quindi è stata divisa in tre, completamente allineate perché poi sono regolabili, quindi divisa in tre, facilmente ispezionabile semplicemente sollevandola. Ok, vorrei cogliere l'occasione invece per approfondire il discorso del serramento a scomparsa. Avete delle fotografie di realizzazioni che sono state fatte o dei disegni per meglio illustrare nuovamente ai partecipanti a questo webinar questa soluzione? Allora, io ho delle immagini, adesso, Anche se sono da cantiere, va bene. sì, adesso vi cercherò di condividere, ovviamente il tempo di aprire il file corretto. Ok. Un attimo ancora. Ah, io se vuoi. Allora, tu Oh, no, trovati? Io hai qualcosa? ho Allora, io dei disegni da poter mostrare. sì, comincio a mostrare quelli che io preparo le 2 o 3 immagini. D'accordo, intanto chiedo ad Alessandro di prepararsi, approfittando del fatto che io sono qua nello showroom, di fare la movimentazione, per esempio, della nostra tapparella e l'apertura Ditemi della porta di stanza. se ti vedono, che Sì, inizio a cancello. faccio vedere la casistica più comune, un serramento due ante, in parte era già stato mostrato prima, ma qui viene fatto con un po' più di dettaglio. Così potete anche vedere come sono stati adattati al nostro sistema di posa che esiste in Italia. Quindi in questo caso vedete un telaio a Z con aletta di battuta da 21 mm, ma sono disponibili battute anche più lunghe, tipo da 38 e da 50. I numeri sono quelli che vi ho mostrato nelle diapositive: 55 mm solamente il nodo perimetrale, 86 quello centrale. Questa invece è una soluzione per posa in luce muro, quindi senza aletta di battuta. E qui abbiamo un esempio, anzi ben tre esempi di sezioni verticali. Addirittura una con il traverso che separa i due vetri e con... ecco, c'è anche la possibilità di vedere la nostra soglia PMR, nel senso soglia per disabili, che in soli 19 mm permette
permette poi il passaggio senza difficoltà a chiunque, garantendo ovviamente le prestazioni di tenuta a qualsiasi evento che avete già visto. Ok, io vedo questo file che lampeggia. Scappalla, non ne ho idea del motivo. Quindi ti chiederei di chiudere questo file ed possibilmente di mostrare delle fotografie o delle sezioni del sistema serramento a scomparsa, che è piuttosto unica come soluzione che noi portiamo al mercato italiano, quindi credo che i progettisti in linea sia piuttosto interessante capire come è fatto. Sì, li recupero subito. Ok, Alessandro, intanto tu sei pronto per mostrare il funzionamento. Intanto io faccio il valletto. Io ce li ho pronti. Questa parte Sì. dello showroom. E quindi potete Vedete, vedere. questa è l'app installata sul mio telefonino ed è collegata con nostro showroom di Bernareggio. Io vado all'interno del sistema con tapparelle, ho l'unica finestra che abbiamo inserito la tapparella, una qualsiasi tapparella con un qualsiasi motore meccanico. Vado ad abbassare la tapparella. Vedete? A quanti chilometri di distanza sei, Alessandro, da qua? Ok, Io sono a circa 70 km più o meno. potresti essere dall'altra parte del mondo, la reazione Potrei sarà essere uguale. dovunque. Vuoi provare a sbloccare la porta d'ingresso? Sì. Come vedete, sempre l'app con più finestre, quindi come vedete c'è disponibile tutte altre cose che uno volendo in qualsiasi momento può aggiungere. Vado all'interno del sistema finestre, ho tutte le finestre del nostro showroom, prendo la porta, che in questo caso è la porta, mi dice che la porta è chiusa, come vedete, quindi la porta è chiusa, clicco, mi dice vuoi veramente aprire la porta, perché magari uno clicca per sbaglio, quindi ci vuole una conferma, ok, avete E quindi posso sentito? entrare. La porta è aperta. L'entrata è chiusa. Quindi, come diceva prima Marcello, ho fuori la signora delle pulizie, non gli ho voluto lasciare. Come vedete, il mio mi ha detto che era aperta. Adesso, a breve, il sistema prenderà la tipologia, mi dirà che la porta è nuovamente chiusa. Vedete? Il tempo di fare la chiusura. Serratura automatica, quindi quando chiude la serratura meccanicamente chiude già i catenacci. In questo caso Federico dallo showroom ha chiuso a chiave e il sistema non mi permette di riaprirla perché lui ha dato il comando con la chiave. Quindi cosa significa? Se io dovessi dare un qualsiasi telecomando o l'entrata con l'applicazione a una persona di famiglia o una persona esterna, lui potrà entrare cliccando su questo, oppure, come vi fa vedere adesso Federico, vedrete, vede, io comunque a distanza. Interessante è che io, che sono il titolare di casa, posso vedere se qualcuno mi ha aperto la porta. Se io l'avessi collegato a un sistema di allarme, mi avrebbe notificato che qualcuno ha aperto la porta. Oltretutto da un telecomando, quindi io potrei sapere è entrata la signora delle pulizie. Questo è fatto con un sistema molto molto semplice, è come la domotica classica, ma senza tutto un cablaggio di cavi che devono passare necessariamente. Vediamolo su una finestra, per esempio, ad oggi l'elenco delle finestre risultano tutte Si chiuse, vede? tranne la Perché porta finestra con aperta. luce non vedo nulla. Si vede il Il contatto? sensore va Federico, leggermente più in su. cambia finestra che mi Se abbaglia fosse nero quella. su grigio scuro non si vede molto bene. Avete No, ragione, cambia Federico. finestra, Scusatemi. usiamo un'altra. Come avete visto, prima era aperta la porta finestra, adesso la finestra che ha aperto Federico è aperta, prima era chiusa. Quello è il sensore che vedete nello schermo in basso di Federico, quello è il sensore di VI. Quando lui chiude la finestra, se la appoggia senza girare la maniglia, adesso ha girato la maniglia e è chiusa. Se dovesse appoggiare la finestra, ma la maniglia risulta ancora aperta,
Il sistema mi dice che la finestra è aperta, perché questo non è un sensore semplicemente magnetico, ma segue la chiusura della ferramenta. Quindi non è detto che serve solo l'appoggio. In questo caso ho messo a ribalta, il sistema mi dice che è a ribalta. Questo Naturalmente la stessa perché? identica cosa vale per gli scorrevoli, ovviamente. Stessa identica cosa vale per gli scorrevoli, ma vedete, è tornata chiusa perché lui l'ha chiusa. Adesso vado sullo scorrevole. Quindi lui cosa ha fatto? Ha aperto questo scorrevole a due ante, che io avrò potuto nominare soggiorno, camera, terrazzo. Adesso lui chiuderà lo scorrevole a due ante. Il sistema maniglia, avete visto, semplice, maniglia intuitiva, è chiuso. Cosa succede? Nell'appartamento che avete visto prima, per esempio, che abbiamo realizzato col partner a Viale Monza, i clienti l'altro giorno mi hanno detto c'era il diluvio, noi eravamo fuori. È stato comodo perché loro hanno abbassato le tapparelle esterne. Quindi, in questo caso, come avete visto, lo scorrevole nuovamente è aperto. L'altro L'altro sensore, come si vede, giustamente ogni ante di sensore. scorrevole ha il suo sensore. E adesso è chiuso. Stessa cosa. Col serramento scomparsa, con l'unica Col differenza serramento che attualmente scomparsa. due ante il sensore è uno solo, perché scompare Questa veramente nel muro. qui va nel muro. E quindi non c'è più. Se vai lontano, lo sfondo è volutamente inserito da noi per dare profondità. Diciamo, è un esempio di come realizziamo gli showroom e cerchiamo appunto di far realizzare gli showroom all'interno dei nostri partner. Cercando di sfruttare lo spazio al massimo, creando diciamo questi sfondi voluti. In Ecco. questo caso, vedete, lui adesso chiude e il sistema mi dice che è chiusa. Interessante perché, come avete visto prima, questo sensore montato sul nostro serramento scorrevole costa 22 euro. Nel caso del grandage, ha due ante che vanno tutte e due da una parte, un solo sensore, soli 22 euro in più. Il TDOM. Il TDOM, che è quel sistema di router, costa 155 euro, IVA inclusa, al cliente finale. Quindi è molto interessante, molto molto interessante. Il sensore, ovviamente, nel caso delle porte d'ingresso, noi ve l'abbiamo mostrato nel caso della porta d'ingresso domotizzata con apertura a distanza, ma lo stesso sensore in realtà è disponibile senza tutto il collegamento di apertura a distanza in tutte le altre porte, in tutte le altre porte d'ingresso. Come vedete è aperta. E cosa succede se lui la chiude con la chiave? Adesso vi faccio vedere. Mi dice che la porta è chiusa. In A chiave. questo caso non ha una serratura elettrificata, quindi io non ho la possibilità di regolare. Però posso sapere se l'ho lasciata aperta, perché cosa succede? Avendo una serratura automatica, magari uno sapendo che esce, chiude e ne ha un moniglione fuori, la serratura sempre si chiude, magari non si dimentica di girare la chiave per chiuderla. In questo caso si sa anche quello. È molto interessante, è veramente un sistema che permette di fare delle cose molto carine. Semplicemente con questi sensori, con un'app molto intuitiva e Volevo con farvi un. vedere adesso un altro aspetto, che cosa significa un serramento bicolore, una porta d'ingresso bicolore. Prendiamo per esempio questa, che è bianca lato interno, ma per esempio rossa lato esterno. Quindi. Sempre l'anta non è visibile perché la lamiera copre l'intero profilo dell'anta, quindi voi vedete solo la pannellatura. Che riveste tutto. In questo momento abbiamo 59 modelli, fra poco ne avremo anche un po' di più perché inseriamo anche una serie nuova, sempre aggiornati con novità. Quindi, se ci seguite, un po' di novità le daremo sempre. Ok, vediamo se nel frattempo sono arrivate ulteriori domande. Abbiamo circa 2 minuti perché siamo quasi Possiamo farti indefiniti. prendere dalla Prima mano solito. sull'attivazione della smart home. Direi che ovunque c'è una connessione internet, non c'è un raggio d'azione vero e proprio.
Certo. Uno può essere anche alle Hawaii, basta che ha una connessione internet, può vedere la porta di casa sua, le finestre di casa sua. Poi vediamo questo sistema. Sì, questo l'abbiamo già. Aspetta. Ok. Questa è simpatica, l'imprevisto dell'architetto ha reso più interessante la presentazione dei serramenti. Grazie. Vedo che non tutto il male viene per nuocere, spero che Natale non ce l'abbia male con noi che gli abbiamo rubato la scena. Senz'altro Natale avrà modo di rifarsi in Allora, occasione il di un prossimo logo, webinar. uno chiede se il logo dell'applicazione. L'applicazione si chiama Keyline Smart Home. La Sì. potete trovare sia in App Store che in Google Play. Voi Ah. scrivete Keyline K col trattino meno line Smart Home. La trovate. È gratuito. Non ha Volevo.